24. Forse Z. Però, ah, brutta cosa, mi dispiace. Al Natale della tua felicità non gliene frega niente. A Natale conta soltanto se è una famiglia tua. Ma io non mi piego. Io vado fiera della mia indipendenza. Zitella, si dice Zitella. Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice. Io congelerei gli ovuli. Ce l'ho! Ho un fidanzato, lo porto a casa per Natale. Ma c'è una speranza per tutti. Pilar, odio il Natale, interpreti una trentenne, siamo coetanei, non siamo così teenager, non siamo nemmeno così age, però tutti pretendono qualcosa da questi trentenni. Perché secondo te? Niente, questi 30 anni hanno attirato, cioè questa data dei 30 anni, questo maledetto compleanno ha attirato a sé una quantità di significati incredibile. Cioè da una parte sei ancora giovane, quindi cose diverse, buttarsi, cambiare, ma allo stesso tempo inizi ad avere un po' di certezze, inizi a sapere almeno quali sono i tuoi no. E quindi è un casino, è diventato proprio il nuovo, cosa quando dice, il giro di boa. Non so quando è successo, ma i 30 anni sono diventati un giro di boa. Ed effettivamente è un'età particolare, perché hai delle incertezze, però inizi anche a conoscere un pochino meglio i tuoi limiti. E questo equilibrio tra le due cose non è sempre semplicissimo, diciamo. Odio il Natale è anche una serie generazionale, perché insomma ci sono diverse età trattate. Quanto vi sentite voi vicini alla vostra generazione? Io da morire. Tantissimo. Io mi sento proprio una millennial al 100%. Sì, totalmente, anche perché se no che età avrei? Per cui, no, sì, mi sento assolutamente anch'io vicino alla mia generazione, cioè sono completamente distante dalla tecnologia, per esempio. Tu sei millennial. Io sono persona. Quindi ansia in generale dello stare al mondo, paura di non... Un po' la cosa del successo, un po' la cosa del farcela, grande responsabilità, secondo me, in generale, responsabile e pago. Ma lui pure è millennial? Questa è una cosa che io ancora non... Gen Z dovrebbe secondo essere... Secondo me tu sei millennial per pochissimo. 24. Forse Z. Però, brutta cosa, mi dispiace. No, scusami, però... Lui ci lascia più andare Z molto Z non è dopo il 2000? No, sì. 98 io. Esatto, quelli da lì. Dovrebbe essere Z. Vabbè. Allora, la mia dici un po' come sta, io neanche sapevo che esistesse liberi, praticamente. Leggeri. L'ho scoperto pochissimo tempo fa. Generazione. Sì, io mi sento molto vicino alla mia generazione, e poi mi capita spesso di parlare appunto di quello che è lo specchio della società dei ragazzi della mia età e tutto quello che ci succede. Siamo una generazione per certi versi che può fare tantissimo, perché ha tanta voglia di cambiamento, ha tanta voglia di lotta anche in senso positivo. Eppure è una generazione appunto dove il pavimento a volte ci crolla un pochino da sotto i piedi. Non sappiamo bene quali ideologie seguire, quali pensieri seguire. Abbiamo anche un rapporto, secondo me, molto particolare con quella che è l'empatia e l'emotività. Ed è una cosa che ci spinge poi a ricercarla in una forma d'arte, che può essere il cinema, la musica, la pittura, qualsiasi tipo di arte appunto, ma c'è una ricerca anche dell'emozione per certi versi, cioè c'è tanta questa cosa del voler emozionare in poco tempo, di salire in alto, insomma è una generazione estremamente caotica ma con un grandissimo potenziale. Marco ha nominato la tecnologia, complice la tecnologia, nella serie lo vediamo, siamo invasi, pressati, no? Anche dalle aspettative, siamo forse anche più sconnessi rispetto tra di noi, per certi versi, questo fa sì che anche il Natale, la magia del Natale, negli ultimi anni mi sembra che si sia un po' persa. Siete d'accordo con questa visione e come vivete voi appunto questa disconnessione in un periodo dell'anno che l'unione poi è fondamentale? A me fa molto ridere il fatto che ormai abbiamo sdoganato questa cosa, che quello che vedi su Instagram non è reale, quello che vedi su Instagram non è la verità, guarda il mio difetto, oppure guarda l'albero di Natale e poi dietro in realtà però non c'è nulla. Eppure, cioè, almeno io, non sono immune, cioè continuo a cascarci, continuo magari a provare l'invidia o provare, non so, insomma, a dire oddio questo è più bello, oddio ma io non sono qui ma sono lì, nonostante ormai...
nella narrazione di Instagram abbiamo capito che uno mostra soltanto il lato giusto, il momento giusto. Nonostante questo, forse ci va di perderci in quell'illusione e di crederci. Secondo me è un po' di voglia di sogno, no? Di dire, ma sì, questa vita è vera e questi qua sono veri e sono così migliori di me. Non lo so, c'è qualcosa di rassicurante, perché ormai l'abbiamo capito che c'è del finto dietro. E, sì, sì. Però c'è un tacito accordo tra chi lo guarda e chi lo fa, il contenuto, di dire, ok, ti credo. Però tu crederai anche al mio. Quando ti metterò la foto così e dietro c'è la spazzatura da andare a buttare, tu crederai invece che sono a un evento fashion. Non lo so, io non... No. Non lo so, non troppo. Nel senso che appunto, siccome poi proprio la conosciamo questa roba, perché ci dovremmo continuare a credere? Sicuramente è qualcosa che ci fa interrogare. Però credere no. Io amo ancora il Natale tantissimo, per me è un momento di ritrovo, come dicevamo fino adesso. Noi siamo tre che amano il Natale, sì, tantissimo proprio, e beh, tu sei un altro, per cui proprio non ci piace magari andare a fare regali. No, parlo per me, non mi piace andare a fare regali perché mi riduco sempre all'ultimo, per cui trovo quell'ansia proprio che dico tutto in un giorno devo fare poi io, e poi vado fuori perché poi il traffico di roba eccetera eccetera, sempre questo. Però la trovo invece una cosa in cui è un momento in cui ci si deve fermare tutti. E sinceramente l'aspetto del social e della sua facciata è una questione che prescinde da questo periodo natalizio. Sicuramente nella serie ovviamente è sottolineata questa roba, ci sta, però non mi spaventa invece a me il social, mi spaventa se utilizzato male, quello sì. C'è una cosa che mi fa volare, che è la gara che fa l'albero di Natale più bello, degli alberi di Natale con degli addobbi con tutte fuori le palline davanti e dietro vuoti. Tra l'altro. Sì, c'è uno che si è portato a casa la Torre Eiffel, ha messo le palline per fare. C'è questa cosa anche dello stentare il proprio Natale per certi versi, perché è una cosa bella e vuoi mostrare alle persone appunto quanto è bello il tuo albero, quanto è buono quello che stai mangiando, quanto non per forza una competizione, ma è semplicemente un voler far vedere, però... C'è anche quella cosa lì dell'ostentare un po' il clima di Natale e della magia. Quando invece è più bello se a fine pranzo non ti metti sul telefono a smaltire i carboidrati, ma ti metti con i tuoi parenti a parlare. Quindi è quello il vero social, bisogna tornare nel vero social, che è quel salotto, come esatto, dire. Esatto, ma infatti si usa la parola social per dire i social, ma in realtà social è... Sì, sì, è il sociale. Qua il momento in cui sei intorno al camino, intorno al tavolo, quello è social vero. Grazie mille. Grazie.